Supponiamo che tu abbia deciso di metterti a dieta o di smettere di fumare o di smettere di bere. La decisione è ferma, ne sei convinto e per un po' di giorni resisti a tutti i tipi di tentazioni e sei molto orgoglioso di questa tua nuova capacità. Supponiamo però che ti invitino a cena gli amici con cui esci abitualmente. Se ci vai, quali sono le probabilità che tu continui a rispettare i tuoi impegni? Buonasera a tutti, sono Bruno Medicina, trainer, coach, performance consultant o come spesso mi si definisce, qualcuno che aiuta persone e aziende a ottenere il massimo dei risultati. E siccome, come abbiamo già avuto modo di vedere, il gruppo in cui ci muoviamo è fondamentale per l'ottenimento dei risultati, di questo parliamo stasera. Dicevo, abbiamo già visto quanto sia importante il gruppo in cui agiamo per le nostre performance, ma credo che non ci sia un campo dove questo diventa assolutamente evidente come quello delle buone o cattive abitudini. Il gruppo in questo senso ha una pressione fantastica, noi tendiamo sempre a modellarci sul gruppo ed essere l'unico che non fuma in un gruppo di fumatori, l'unico che non si abbuffa in un gruppo di buon gustai, eccetera, è veramente praticamente impossibile, specialmente i giovani che si vantano di essere non conformisti, mentre di fatto sono estremamente conformisti, si adattano immediatamente alle abitudini del gruppo e se tutti fumano erba o fanno altre stupidaggini del genere, è veramente difficile per un ragazzo tenersene distante. Vabbè. Detto questo, il gruppo in questo senso è realmente fondamentale perché spesso lo usiamo come pretesto per cedere alle tentazioni. Voglio dire, io ho deciso di smettere di fumare, ho deciso di mettermi a dieta, mi invitano a cena, lo uso come pretesto perché io per primo non sono ancora convinto, non sono ancora solidificato nella mia decisione, come pretesto per dire vabbè dai, questa volta cediamo, poi da domani. E sappiamo benissimo che questo domani significa riprendere tutto da capo. Quindi dicevamo, il gruppo è fondamentale e non a caso gli americani hanno tutti i tipi di gruppi di supporto per gli alcolisti anonimi, i giocatori anonimi, per ogni tipo di dipendenza, per ogni tipo di problema c'è un qualche gruppo di supporto. Per la nostra mentalità questi gruppi sono un po' strani, sono un po' difficili da accettare, andare, aprirsi, eccetera, ma soprattutto sono stati un po' non ridicolizzati, ma io sto pensando alla scena di Fight Club, il celebre film con Brad Pitt, in cui ci sono questi due che girano per tutti i gruppi di supporto. Comunque, il punto è questo. Se vuoi realmente cambiare un'abitudine, cerca un gruppo di persone che hanno già questa abitudine. Poi, attenzione, in futuro, quando sei più saldo, quando questa decisione si è cristallizzata meglio, può essere addirittura una sfida, può essere un modo per mettere in gioco l'orgoglio, voglio dire, vado a una serata in cui tutti si abbuffano e io mantengo il mio programma, vado in un posto dove tutti bevono, tutti fumano e io mantengo la mia decisione e sono orgoglioso di questo, della mia volontà adamantina, ma questo solo quando veramente le cose sono fissate. All'inizio purtroppo non funziona, mia esperienza. Quando ho smesso di fumare, sono ormai 15 anni, ho dovuto cancellare dalla mia vita per un bel periodo tutti quelli che fumavano, perché il semplice vedere una sigaretta diventava un pretesto per vabbè dai, ne prendo ancora una, poi domani ci penso. Quindi usa la pressione del gruppo,
usa la forza che viene dal gruppo per fortificare le tue decisioni. Scoprirai che diventa molto più facile mantenere qualunque tipo di decisione. E ovviamente questo vale soprattutto per le performance e per le decisioni positive. Prova. Buon proseguimento di serata.